Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Con oggi la liturgia inizia l'ascolto del grande discorso della montagna, così chiamato, di Matteo, che dura per ben tre capitoli. È il primo dei cinque discorsi lunghi, corposi, questo è il più lungo, che strutturano il Vangelo di Matteo. Cinque discorsi, come cinque erano e sono i libri del Pentateuco, della Torah per gli ebrei. Come dire che Gesù è il nuovo Mosè che promulga la nuova legge di Dio. Infatti, come Mosè è salito sul Monte Sinai per ricevere le tavole della legge, così Gesù, dice Matteo, vedendo le folle, salì sul monte. Si pose a sedere, come il maestro che insegna, intorno a lui si avvicinano i discepoli, prende la parola e insegna. Tutte sottolineature proprio per dire la solennità di questo inizio, di questo lungo discorso in cui Matteo mette insieme tanti materiali della tradizione, tante parole che ha detto Gesù. E le prime parole sono le più famose, le beatitudini, che cominciano appunto tutte con la parola beato, makarios, makarioi in greco, cioè beati, felici. Le beatitudini sono, come dire, non sono un insieme di regole. Gesù non dà delle regole. Mostra dei cammini, apre delle strade, spalanca degli orizzonti. Come dire, mettetevi in cammino su questa strada. È un'idea profondamente ebraica della beatitudine. La beatitudine è la felicità come un cammino, non come qualcosa, non come uno stato. Ecco, noi abbiamo l'idea che per essere felici devi essere in buona salute, avere tanti soldi, non avere pensieri, è uno stato. Invece per un popolo che vive nel deserto sa che essere felice vuol dire essere sulla strada giusta, quella che porta all'oasi, quella che porta alla vita. E perciò, ecco, le beatitudini immaginiamocele proprio come delle strade. Beati i poveri in spirito, essere poveri in spirito, avere cioè lo spirito dei poveri, di coloro che si affidano non a se stessi, ai propri mezzi, alle proprie capacità, alla propria intelligenza, al proprio potere, ma si affidano a Dio. Ecco lo spirito dei poveri, che sanno di dover e poter contare solo sul Signore, non su tante altre cose. Allora se tu hai questo spirito, tuo è il regno dei cieli, dice Gesù. È il regno dei cieli, adesso, non è solo, le beatitudini non sono solo sul futuro, ma sono anche sul presente. E tutte le altre sono un po' la conseguenza di che cosa vuol dire avere lo spirito dei poveri. Vuol dire che si può piangere, vuol dire che si può essere miti, misericordiosi, affamati, puri di cuore, affamati di giustizia, che è la volontà di Dio nel Vangelo di Matteo. Ecco perché? Perché Dio è dalla loro parte. Perché Dio li consolerà, perché Dio
userà loro misericordia, perché Dio darà in eredità ai miti la terra, cioè solo i costruttori di pace, solo i miti non violenti saranno quelli che veramente edificano un mondo nuovo. E alla fine addirittura beati i perseguitati, beati voi quando vi insulteranno. Perché? Perché Dio è lì a darvi gioia, a darvi pace anche dentro la persecuzione. Chiediamo a Gesù di aiutarci a entrare nello spirito delle beatitudini, in questo sguardo che sa vedere orizzonti nuovi, pur dentro il pianto, le difficoltà e le contraddizioni della storia. Allora saremo veramente beati se avremo lo stesso sguardo di Cristo, lo sguardo dei puri di cuore.